si continua con il progetto del vano porta attrezzi con serranda all'interno del mio garage. Sebit Risi, Creative Solutions. Se vi siete persi la prima parte di questo progetto, potete fare riferimento a un link che vi lascio in descrizione che punta al primo video, dove ho impostato la struttura realizzando un telaio in ferro zincato che mi ha permesso di accogliere il meccanismo della tapparella, il relativo motore, poi la posa dei pilastri e la predisposizione del sistema a secco con la posa dei profili metallici. Il focus di questa seconda parte sarà la posa dei pannelli a secco sulle guide già installate nella prima parte del progetto e poi la realizzazione dell'impianto elettrico all'interno delle pareti che si verranno a formare proprio attorno a questa struttura. Per alimentare il motore della tapparella, avere i punti di comando anche per un'illuminazione interna sicuramente a LED e poi due prese, una grosso modo a questa quota, per alimentare la mia stampantina laser in modo che questa non possa prendere polvere, quindi sarà il posto più indicato, e poi un altro ripiano dove avrò possibilità di alimentare i miei caricatori per gli elettroutensili a batteria. Nello scorso video ci siamo lasciati con questa parte da adattare in modo da far fare ingresso a una linea elettrica che sarà alimentata da questa scatola presente qui, per poi dare energia a tutto l'impianto elettrico che sarà fatto appunto all'interno delle paretine di questa struttura. Direi quindi di praticare un'incisione su questo profilo a U, in modo da far passare un tubo in PVC che poi alimenterà una scatola che installerò sul pannello a secco proprio qui vicino, nella quale convergeranno tutte le linee elettriche di questa struttura. Questa è una scatola di derivazione per pannelli a secco o in generale in cartongesso e adesso vedremo come si monta, che piazzerò nell'angolo in alto a sinistra per far fare ingresso a quel tubo senza curve troppo diciamo troppo rette, così da facilitare poi il passaggio della linea principale e far convergere tutte le altre linee, come ad esempio quella del motore, che fortunatamente con il suo cavo in dotazione ci arriviamo, quindi dobbiamo fare semplicemente poi i collegamenti qua dentro, dove arriveranno anche le linee di comando e tutto il resto che alimenterà questa cabina. Avrò quindi da sagomare le lastre ad alta densità del sistema Abitoforte G-Proc, dove la prima lastra accoglierà la scatola di derivazione che abbiamo visto poc'anzi e anche una scatolina 503 dove ci saranno appunto i comandi, quindi pulsanti ed interruttori. Il sistema Abitoforte con le sue lastre ad alta densità ha un'elevata portata ai carichi, un'alta resistenza al fuoco, indicato come sistema per soluzioni antisismiche con la lavorabilità del cartongesso. 263 di altezza, poco più di 41 cm in larghezza e le misure sono costanti, quindi non ho fuori squadra. Ci sarà poi da sagomare la trave e la parte bassa dove c'è un vecchio zoccoletto. Da scheda tecnica si raccomanda il taglio in altezza un centimetro più corto per fare in modo che le operazioni di posa siano facilitate e allo stesso tempo in modo che la lastra non tocchi direttamente il pavimento dove potrebbero esserci effetti di umidità di risalita. Ho fatto bene a scegliere lastre da 2,80 in modo da avere poco sfrido, perché dovrò utilizzare delle altezze che grosso modo stanno tra i 2,60 e i 2,65. Il taglio è agevolato, incidi, piega e strappa. Basta infatti incidere il cartone a vista mediante un cutter, piegare lo spezzone di lastra verso il basso e strappare con un movimento deciso lo spezzone di lastra tirandolo nel verso opposto. Per il taglio di piccole porzioni di lastra è consigliato l'utilizzo di un mezzo meccanico come per esempio un seghetto alternativo o una sega circolare. Non è il mio caso, ma qualora dovessero esserci più lastre accoppiate verticalmente, è previsto l'utilizzo di un altro elemento montante che sta proprio nella mezzeria della zona di confine tra le due lastre.
Per fissare i pannelli ai telai utilizzerò delle apposite viti per lastre ad alta densità, in modo da attraversare la lastra senza danneggiarla e ancorarmi con il profilo che ci sta sotto, rispettando le dovute distanze tra una vite e l'altra di circa 30 cm, partendo da un confine che non è al di sotto di 1,5 cm, in modo da non danneggiare, non sconfinare la lastra e quindi danneggiarla appunto. Stessa cosa dicasi per il senso verticale. Sono prossimo ad installare la scatola di derivazione. Sulla parte posteriore ci sono 4 puntini sporgenti che mi permettono di far rilasciare un segnetto pressandola contro la parete, perché questi sono i 4 interassi che mi permetteranno, utilizzando una fresa a tazza anche economicissima e comunissima, da diametro circa 67 mm, di appunto effettuare lo scasso idoneo per incassare questa scatola di derivazione e poi fissarla tramite queste viti che faranno girare un gancetto richiamando la scatola contro la parete. Piazzata la scatola di derivazione, continuo con la scatolina 503 a un metro da terra, quindi segno a un metro la base. Questo invece è il pannello che viene installato dalla parte interna della stessa paretina dove ho già iniziato l'impianto elettrico. Giusto per rendere l'idea, questo è il pannello con il ritaglio della trave. Qui dietro ci sta la scatola di derivazione installata dall'altra parte e a 100 cm circa vorrei poter installare il piano dove mi metterò a lavorare con la stampantina laser. E poi a circa 150 cm un altro piano dove poter mettere gli elettroutensili e le basi di ricarica per le batterie. Quindi a 10 cm oltre il piano installerò le rispettive prese, quindi a 110 e a 160. Poi il corrugato che alimenterà queste prese andrà a finire verso la scatola di derivazione e da qui mi tirerò due tubicini, due corrugati, uno che mi darà la possibilità di alimentare il motore che si trova grosso modo su questa altezza e l'altro per tirare fuori l'alimentazione per l'illuminazione del vano interno. Questi tre dei corrugati che convergeranno verso la scatola di derivazione che si trova installata al contrario, proprio sull'altro pannello della stessa parete. Sulla stessa scatola convergeranno il tubo principale, quello che abbiamo visto all'inizio del video, e poi il tubo che collegherà la cassettina per i comandi. Man mano che installerò questo pannello cercherò di regolare le lunghezze dei corrugati in modo da avere, diciamo, la disposizione ottimale che favorisce il passaggio anche dei fili. Questo tipo di cassette sono dotate di dentelli che permettono di trattenere il corrugato e non farlo scivolare accidentalmente per farlo cadere, ad esempio, all'interno del vuoto della parete. Ecco il tubo principale, quello che dall'altro lato, in prossimità del pannello, ha un'incisione leggermente diagonale, proprio per evitare curve molto acute. Quindi vado a rompere la predisposizione dalla parte superiore e quindi la linea principale già ha fatto il suo ingresso. Dopodiché mi manca da inserire il corrugato che per esempio passa da questo lato, direi, in modo da dare spazio agli altri tubi del pannello
che devo posare per collegarsi alla scatolina che c'è in basso, quella dei comandi. Tra le rogne più comuni nella realizzazione di impianti elettrici all'interno di sistemi a secco ci sta il fatto che questi si trovano nel vuoto, comunque non c'è la malta che li trattiene. Qualcuno preferisce mettere della schiuma per trattenere i tubi, poi farli passare dai fori sui pannelli e poi mettere le cassettine e tirare. Sicuramente è una buona idea, ma dato le dimensioni dei miei pannelli direi che non è necessaria la schiuma, però bisogna avere accortezza a tendere i corrugati tanto quanto basta per far fare poi un passaggio ai fili in maniera tranquilla. Ci troviamo all'interno di uno dei video supportati da Saint-Gobain Italia, che produce e realizza materiali per un comfort d'eccellenza. All'interno del brand alcuni marchi, tra cui marchi che mi permettono di realizzare questo progetto, come Gyproc per la posa dei sistemi a secco che stiamo vedendo, Weber per le malte, le finiture e le pitture che vedremo anche a fine progetto, e Norton per i sistemi da taglio e gli abrasivi. Mi rimane da chiudere questa parte, quella proprio che dà verso la parte meccanica della tapparella, e non avendo accesso dalla parte interna, perché questa è chiusa, vorrei renderla ispezionabile per appunto avere la possibilità di intervenire nel caso in cui dovesse avere dei malfunzionamenti a serranda chiusa o regolare qualche fine corsa non potendo appunto accedere dalla parte interna. Mi toccherà intervenire su questa bacchetta che è stata saldata durante la realizzazione del telaio con il ferro zincato, in modo da poterla convertire in versione smontabile, così da poter giocare con un profilo a U in alluminio, in questo caso, che mi sono procurato, che ha la cavità interna compatibile con lo spessore del pannello a secco. In questo modo, rimuovendo la bacchetta, vediamo adesso con delle viti, posso sfilare il pannello e ispezionare la parte interna. Mi toccherà quindi rimuovere delle vecchie saldature, e per questa operazione conto sui dischi Norton Saint-Gobain, iniziando con un disco da taglio spessore 1 mm compatibile con la mia smerigliatrice angolare per incidere sulle saldature in modo da poter sganciare la bacchetta che devo convertire. Successivamente, per lisciare le superfici del telaio che resta fisso sulla struttura, utilizzo un disco da sbavo appunto per lisciare le asperità delle vecchie saldature, e per ultimare poi le operazioni di finitura utilizzo un disco lamellare grana 40. Praticherò prima dei piccoli fori quasi all'estremità di questa bacchetta, in modo da avere la direttrice per praticare i fori poi sulla controparte, dove verrà creata una filettatura. Poi allargherò questi fori piccolini in modo da inserire un bullone, vediamo, con una testa brugola. Adesso cerco di scoprirlo pure io, e in questo modo otterrò il sistema che si avvita e si svita, e poi sul retro della bacchetta installerò il profilo a U che mi terrà su il pannello. Thank you.
primissima prova del 9. Questa è la bacchetta con il profilo a U e questo è un pezzo di pannello. Qui siamo dalla parte esterna, quindi non mi resta che sagomarne uno e provare. E siamo arrivati alla fine della seconda parte di questo progetto. Progetto che si chiuderà con un terzo video dove mi occuperò di ultimare l'impianto elettrico, quindi taglierò quei corrugati in esubero, verranno passate le linee per il motore della tapparella, per i punti di comando, per il punto luce interno per illuminare appunto questo vano e l'allaccio alla linea principale. Si procederà anche con le finiture, quindi verranno coperte tutte queste viti, si stuccheranno le parti dei pannelli a secco, verranno rifiniti pure questi pilastri in legno e poi si procederà con la pittura finale. Riprenderò la zincatura del telaio, dato che è stato fatto anche questo intervento, e poi verranno installati i frutti per comandare la tapparella, il corpo illuminante interno. In descrizione il link che punta al video propedeutico a questo progetto se ve lo siete persi e tutti i riferimenti dei materiali che ho utilizzato per realizzare questo vano portaattrezzi con serranda. Da Sebito Risi e da Sangoben è tutto, vi ringraziamo e al prossimo video.